Ciao, ciao a tutti. È arrivata la degusta box di febbraio. Allora, io ho già visto in YouTube un paio di video che mostravano appunto le YouTuber i prodotti della degusta box. Sono stata bravissima, non ho voluto guardarli proprio per non gustarmi la sorpresa e avere la scatola con me. In realtà l'ho già preparata aperta la scatola. Però i prodotti li tolgo con voi. Qua, come sempre, il solito bollino, aprila, degustala, condividila e io la condivido con voi. Prima di tutto abbiamo i soliti volantini, qui sono illustrati tutti i prodotti e qui ci sono buoni sconto e pubblicità dei prodotti che sono all'interno, ma non voglio guardare, voglio vedere subito. Vi ricordo che vi lascerò nell'info box il link dedicato con il mio sconto, perché chi volesse approfittare, la prima box costa esattamente la metà, quindi costa 6,99 euro, mentre invece il prezzo normale è 15,99 euro, ma i prodotti contenuti valgono sempre molto di più, in genere intorno ai 24, 25, 26 euro di prodotti. Sono quasi tutte novità che potete trovare poi al supermercato. Dicevo, vi lascerò il link chi volesse approfittare dell'offerta. Appunto, la box costerà per la primo invio 6,99 euro e potete già dopo la prima decidere di recedere dal servizio, quindi senza nessuna penale, senza niente. Io ripeto, sono stata talmente contenta delle prime tre che sto andando avanti felicissima, ma vado a prendere i prodotti. Allora, partiamo subito con queste che sono sfogliatine di patate cotte al forno della Tuc, quindi garanzia di bontà sicuramente, uno snack leggero cotto al forno. Poi qui abbiamo questi della Grissin Boni, gongoli. Anche questi con farina di Camut, sfiziosi e croccanti. Queste sono tutte cosette che io adoro. Ah, poi questi sono sfogliatine, i biscotti di sfoglia. Anche questi con il tè sono favolosi. Questi li conoscevo già. Poi vediamo. Oh! Cracker Loacker con cioccolato bianco e cocco. Cioè, questi faranno una brutta fine immediatamente. Poi vediamo un po' cosa c'è. Qui abbiamo due snack, cioccolato scuro e nocciole, cereali e cioccolato. Queste sono barrette completamente bio. Anche queste, insomma, non morirò di fame né di voglia neanche questa volta. Poi vediamo un po'. Brodo vegetale, 1 litro, no, sono 750 millilitri di brodo vegetale della Knorr. Questo è sempre una mano santa in cucina quando non si ha voglia di preparare un brodo per un risotto o qualche altra preparazione, averlo già bene pronto è una bella comodità. Poi vediamo un po'. Queste sono due confezioni di panna chef. Ah, il formato è queste qua così piccoline. Aspettate che prendo le forbici. Vediamo un po' se riesco senza spaccare la confezione, perché sapete che io non sono molto brava ad aprire le confezioni. Ecco qua. Oh, proprio negato. Ecco, quindi ogni confezione è 65 millilitri di panna chef ai funghi e sono due confezioni.
Quindi un piatto di tortellini veloci conditi con panna e funghi, non è male come idea. Poi un bel pacchetto da mezzo chilo di pasta del verde integrale, mi sembra di capire, sì, guardando anche solo il colore, i mezzi rigatoni di farina integrale della del verde, questa è una marca che conosco e so che è buona. Poi vediamo, sempre della del verde, un pacchetto da mezzo chilo di spaghetti. Questa è farina normale, non è integrale. Gli spaghetti in casa mia vanno, che non piacere. Poi una busta di zuppa di verdura della Knorr, sempre. Anche questa, quando si affretta, va sempre bene. Poi vediamo un po' qua. Forbici qua. Vediamo questo vasettone che cos'è. Questi sono pomodori rustici al forno, prodotto italiano, marca Rodolfi, che io non conosco, però l'aspetto mi sembra davvero appetitoso. Qua, buoni pomodori secchi, così io sott'olio li adoro. Poi, sempre per l'involosità, Sperlari morbidizie, morbidi rondi alla liquirizia. Considerate che io amo moltissimo la liquirizia, quindi anche questi capitano a fagiolo. E ancora più fagioli pericolosi, questi dischi di cioccolato tipo M&M's, però sono della Chupa Chups, e anche questi ok. E per finire, due bottiglie da mezzo litro ciascuna di Pepsi Zero. Quindi anche questa zero zucchero, Pepsi non zuccherata. Io quasi quasi preferisco la Pepsi rispetto alla Coca-Cola, però insomma, non siamo grandi fruitori di Coca-Cola, però quando ad esempio si fa la pizza, questa bien buona anche questa. E abbiamo esaurito il contenuto della nostra degusta box. Anche questo mese sono felicissima dei prodotti, so che userò tutto quanto, perché si può avere sempre il dubbio di trovare qualcosa che magari non è di nostro gusto, ma loro mandano sempre un questionario. Per cui penso che vadano proprio così a tastare un po' il terreno prima di preparare le box. Questo è tutto. Io vi lascio, vi ripeto ancora, il link se volete approfittare dell'occasione di avere la prima box a metà prezzo. Vi lascio con un abbraccio e un sorriso. Un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!